rimasto ad aspettare. Non mi importa delle ore, non mi importa di sembrare un deficiente, io che fondamentalmente non ho forse mai aspettato niente. Fuggo dal bisogno di scappare, resto qui e ci voglio stare. Non mi importa del dolore questa volta, se per caso fosse amore me lo voglio meritare. Strano come spesso basti un viaggio, pochi grammi di coraggio, un vestito un po' più corto e poi lo sguardo di uno che era di passaggio. Strano ma non credo che sia peggio, non credo che sia peggio. Ci voleva lei, ci voleva lei, ci voleva lei, che ti portasse fino a qui, che fossi come sei, perché fossi così. Ci voleva sì, ci voleva lui, ci voleva lui, ci voleva lui, perché ritrovassi me, perché forse in fondo è vero che per essere capaci di vedere cosa siamo, dobbiamo allontanarci e poi guardarci da lontano, da un aeroplano. Ci sono isole che andrebbero evitate, soprattutto quando è estate, pochi passi sul pontile è già finire intrappolato, come un pesce nella rete, condividerne la sete. Certe isole col sole al posto giusto, con un vento sempre fresco che si insinua malizioso e disonesto e piano piano si confonde col rumore fastidioso, è sempre uguale delle onde, delle onde. Ci voleva lei, ci voleva lei, ci voleva lei, che ti portasse fino a qui, perché fossi come sei, perché fossi così. E ci voleva sì, e ci voleva sì. Strano come spesso basta un viaggio, pochi grammi di coraggio, un vestito un po' più corto e poi lo sguardo. Strano ma non credo che sia peggio, non credo che sia peggio. Resterò seduto ad aspettare, non mi importa delle ore, non mi importa di sembrare un deficiente, io che fondamentalmente non ho forse mai aspettato niente. Dal bisogno di scappare, resto qui e ci voglio stare. Non mi importa del dolore, questa volta se per caso fosse amore. Alessandro Bucci in mostra al Brù di Prussia. Alessandro, è possibile piantare un albero in città? Non credo sia possibile nelle nostre città italiane in particolare. Però, come dire, raccontavo anche prima che la natura cerca sempre i suoi spazi anche in città, soprattutto attraverso il cielo, per esempio, i temporali, la pioggia che cade e bagna l'asfalto e provoca riflessi inaspettati, per cui la natura in qualche modo si insinua e infila anche nella città contemporanea. La descrizione di quest'opera? Allora, in questo caso c'è un aeroporto, un aereo, che non descrive la mia passione per il volo, diciamo, di stampo futurista, più che altro la passione per il luogo aeroporto in quanto architettura. L'idea dell'aereo fermo sulla pista, per cui l'attesa, la tensione del viaggio, l'emozione per la scoperta, è uno dei soggetti che mi ha ultimamente molto interessato. Vorrei
Allora, questa è una nave cargo che porta dei container ed è uno smalto su l'asta di acciaio Corten. Io lavoro sull'asta di acciaio perché il ferro, a differenza di altri materiali tradizionali come la tela, è molto sensibile all'intervento pittorico. Il ferro con degli acidi o l'acqua reagisce attraverso la ruggine ed entra in relazione con la pittura, con lo smalto. Il soggetto mi piace perché la nave e il cargo sono soggetti che possono, come dire, trasportare la mente verso luoghi vicini come i porti delle città italiane, Genova, Napoli per esempio appunto, ma anche dei grandi porti internazionali, per cui in realtà sono fascinazioni di viaggi lontani ed esotici come la Cina, oppure emozioni più domestiche come quelle dei nostri luoghi più vicini. Questo è sempre uno smalto su ferro e racconta un paesaggio napoletano, non tipicamente napoletano, anche se in realtà per chi conosce il luogo si può riconoscere un punto specifico. In questo caso il colore più importante sono i colori della tradizione veneziana della grande pittura storica, che però entra in relazione come prima con l'acciaio e con un segno più contemporaneo. Di Napoli cerco di raccontare luoghi meno storici convenzionali, ma luoghi che hanno fatto comunque la storia della città, in questo caso il porto, il mare e la tradizione industriale della città. Se tu dovessi dare un colore a Napoli, che colore daresti? Ovviamente l'azzurro, ma nei toni un po' più scuri del temporale di Piazza Bellicitto che abbiamo visto prima, che possiamo vedere insieme. In questo caso quindi forse l'esperienza di certi temporali osservati a Napoli, unita a un'idea, come dire, consolidata del paesaggio, mi porta a pensare Napoli come, come dire, più intensa e drammatica di come certe cartoline vorrebbero raccontarci, per cui anche in questo caso una visione romantica, ma nel senso storico del termine, cioè da romanticismo inglese tedesco, applicata a un paesaggio storico napoletano. Grazie Alessandro, grazie. L'idea che ci fosse una mostra a Napoli ha stimolato la produzione, la scoperta di soggetti potenzialmente utili su Napoli, anche perché c'erano degli elementi che ritornavano in produzione, che erano adatti a, come per esempio il porto industriale che sembra molto attirato, cioè l'idea di una natura presente in maniera importante attraverso il cielo, il mare, i riflessi e elementi di o archeologia industriale oppure di più tecnici, cioè non di architettura storica ma di architettura aeroportuale o portuale, che in qualche modo rompe quell'equilibrio naturale, disegnando poi skyline per noi anche domestici, perché diciamo ieri siamo andati a vedere qua, c'era il porto industriale al tramonto ed era più forte la vista di quella struttura, di quella questa, di quanto fossero altri elementi storici tradizionali dello skyline. Antonia Iannone. Nel 1999 ho fatto ad Alessandro Busci la prima mostra. Io già ho una galleria aperta nel 78 e Flavio Caroli mi telefonò per segnalarmi questo architetto artista che era proprio, rientrava nel filone della mia galleria, e così è stata la prima mostra. Da allora intanto ha avuto successo, quindi da allora lo seguo e ha fatto mostre non solo a Milano, ma le ha fatte in Italia, in varie città, l'ha fatto anche in America, in Spagna. Insomma, è un artista che vedo crescere e affermarsi sempre di più. La cosa interessante è in questa sua tecnica. Usa i ferri, il ferro, dipinge su ferro o su corten e usa la ruggine.
su questo la ruggine evidentemente, o non solo la ruggine, lo ispira con delle forme, quindi gli richiama delle visioni e lui poi aggiunge l'olio, lo smalto, tutte le tecniche che ci sono pittoriche, quindi questo l'ha reso abbastanza unico proprio perché usa questa materia. In più poi fa la cosa che riguarda sempre me, che mi attira molto, sempre l'architettura, quindi fa le periferie industriali, i porti, tutto quello che ha a che fare con il costruito dall'uomo, che secondo me appunto quando è bella l'architettura è... non solo ci fa vivere meglio, ma è veramente un'espressione massima dell'arte. Grazie Antonia, grazie. L'interesse forte è per la città e per l'architettura. Ho avuto la fortuna di lavorare 10 anni con Alessandro Rendini, imparando in qualche modo la lezione del design dell'architettura milanese, che è legata naturalmente all'oggetto, al colore, e che ho cercato in qualche modo di fare via e filtrare poi nel mondo della pittura. Diana Gianquitto. Beh, la materia di questo artista è una materia respirante che è stata creata dalla natura e istigata dall'uomo, e dalle forme che scaturiscono dalla materia nel suo divenire nasce anche l'immaginario e la fantasia figurativa dell'artista, che riesce a dare nome, forma, vissuto, personaggio alle macchie e alle concrezioni di materia, al colore che spontaneamente nasce dalla materia. Quindi è proprio una connessione, una interazione tra uomo, energia degli elementi naturali, cultura, immaginario di ambienti urbani, storia, tutti i vari poli della diciamo della sensibilità dell'uomo e della storia dell'arte, che confluiscono in visioni di soprattutto suggestione tattile, estetica e anche morale. La completezza e l'integrità della suggestione artistica dell'artista ci fa pensare al fatto che l'arte contemporanea tutta è qualcosa che ci rende profondamente liberi, che parla all'interezza del nostro essere, al nostro essere persone dotate di corpo, di intelletto, di relazioni, affetti, ed è proprio questa caratteristica dell'arte contemporanea quella che cercheremo di indagare, investigare e approfondire nel ciclo di incontri in programma qui presso il Blu di Prussia.